tempo l'idea del valore aggiunto del fare artistico era proprio legato alla non riproducibilità. Cirillo Salvatore, che ha un rapporto con lo spazio particolare e per certi versi non sembra neanche un artista occidentale, vittima dell'horror vacui, della paura di relazione nei confronti dello spazio che si affronta e si adorna interamente senza lasciar nessuno spazio vuoto. Un rapporto con l'arte basato sull'idea di riempimento gestaltico, nel senso che le forme si compenetrano, fa venire alla mente certi arabeschi e certe decorazioni di stampo indio-pakistano, e mi fa pensare ad Alighiero Boetti. I suoi lavori incredibilmente non hanno verso, proprio come se fossero dei Pollock. Li possiamo leggere da un lato, altro, altro tutto quello che ho già detto, questo testo non mutano di senso. Va ricercato con un'attenta osservazione dei segni e di significati dei simboli, vista, disegnata e colorata direttamente dall'artista. Ha una matrice. Questa prima immagine disegnata, i differenti moduli a incastro che vanno a formare delle composizioni differenti a seconda di come li si incastra. Tu cerca nel posto dove non guardavi da un pezzo. Aiutiamo le persone che non hanno paura, quelle che non temono di fare qualche brutta figura, a chi si assume le proprie responsabilità e con umiltà viene qua e impara come si fa la rifondazione del processo operativo, modulare e decorativo, che è tipicamente occidentale, non è o quantomeno non appartiene all'immaginario collettivo occidentale quando si relaziona alla figura dell'artista contemporaneo. Di un'operazione che porta l'artista a competere con i nuovi media integrati, ad accettarne e sposarne le logiche e far sì che queste vadano incontro al gusto e allo spazio che richiede lo spettatore. In questo caso siamo davanti a una matrice sperimentale. Un'opera che rimanda un po' a David Hockney e a certo figurativismo di matrice statunitense del dopoguerra, eseguito su materiale riciclato, che è l'ordinario fazzoletto Scotex che accompagna i nostri pranzi e le nostre cene a tavola, che lo trasforma in un arabesco modulare ad incastro, pone davanti a un modus operandi, a maniera di pensare e di fare l'arte tipicamente di questo millennio. Tantam è la scuola, tu ricordati lo slogan. Lei è Angela Caporaso, ordito molto delicato. Ci sono tre forme antropomorfe che rimandano un po' a dei pesciolini che nuotano e un po' a delle stilizzate webcam che ci sorvegliano e che ci fanno pensare che in qualche maniera, dovunque siamo, c'è sempre qualcuno che ci guarda. Si parla alla scuola che non c'è, grazie a Mentini, da Risi, Ghidè.